In un ateneo come il Politecnico di Torino, dove il 60% degli studenti non è residente in Piemonte e dove abbiamo quasi il 20% di studenti internazionali, il campus è importante. Il campus è il luogo dove si studia, però è il luogo dove ci si forma. Noi abbiamo sempre di più scoperto in questi anni che una grande occasione formativa è l'attività sportiva. In tutte le grandi università al mondo, anche le più prestigiose, ci sono dei campi sportivi dove gli studenti possono alternare le attività di studio alle attività culturali, alle attività sociali, alle attività sportive. Per noi è importante, questo è un momento importante di integrazione tra i nostri studenti. Lo sport abitua a competere, lo sport è formativo, lo sport abitua anche a formare una mentalità sana e corretta. Bene, io credo che sempre di più nell'ottica della formazione dei nostri studenti, che sta diventando una formazione interdisciplinare, che sta diventando una formazione multidimensionale che vada a più aspetti della persona, ecco, lo sport diventi una di queste dimensioni, uno di questi aspetti importanti. E d'altra parte lo è stato per tutti noi. Io stesso ricordo quando, non all'università perché allora di sport se ne faceva poco, però ricordo l'importanza che lo sport ha avuto, anche quello un pochettino competitivo, insomma, negli anni delle elementari, negli anni delle medie, perché poi successivamente non c'era più il tempo. Ricordo, lo dico così con piacere, quando da piccolo mi dedicavo moltissimo a fare pattinaggio su ghiaccio, velocità. Poi per un po' di tempo questo non è più stato possibile, infatti ho dovuto interrompere perché le piste di ghiaccio a Torino sono state chiuse. Beh, adesso ce ne sono tante, ce ne sono due, ce ne sono forse tre, e ho una figlia che nuovamente sta facendo pattinaggio, in questo caso pattinaggio artistico. Non è un caso che l'ho detto, siamo in una città che dopo il 2006 ha riscoperto l'attività sportiva come fondamentale per la vita della città, e ripeto, non è un caso se adesso ci sono tre piste di pattinaggio, adesso abbiamo tutta una serie di impianti sportivi che prima non avevamo. Non è nemmeno un caso se tutto questo è profondamente integrato con l'università, perché una parte delle residenze per atleti sono diventate residenze per gli studenti universitari, quindi insomma l'università in qualche modo è anche erede, ha anche utilizzato e sta utilizzando al meglio quella che è stata l'eredità delle Olimpiadi Invernali del 2006, che sono state, come sapete, una grande occasione di crescita, di sinergia e di integrazione per questa città. Integrazione di una città, ripeto, che lo vediamo qua con gli studenti che ci sono, è una grande città universitaria sempre di più, dove gli studenti sono una componente essenziale, 100.000 su meno di 1 milione di abitanti, e dove gli studenti sono soprattutto una componente importante per la crescita culturale, la crescita sociale e poi anche, ecco, la crescita economica e lo sviluppo di questo territorio. Lo sport è un elemento che è capace di coagulare le persone, che è capace di integrarle, che è capace, insomma, di farle stare insieme, ed è questa la ragione per cui noi al Politecnico in questi anni stiamo sempre di più cercando di investire anche in questa dimensione, pur con le varie difficoltà che abbiamo. Quindi insomma, una buona giornata a tutti e pronti per affrontare il 2015, in cui la città, come sappiamo, diventerà capitale dello sport, e l'università, gli studenti, il centro universitario sportivo daranno il loro contributo.